Bene, gentili amici di Facebook, abbiamo qui con noi l'assessore Giovanni Leggio. Sei ancora assessore, vero? Quindi Così dicono. con delega, hai qualche delega tu? Pubblica istruzione, No, cultura, 5 cinque deleghe, cioè pubblica istruzione, deleghe. cultura. Sport, politiche giovanili, pubblica istruzione, cultura, spettacolo e quindi sport, politiche giovanili, pubblica istruzione, cultura e spettacolo. Sì, cinque. Perfetto, allora. E allora parliamo un po' di tutte queste delle. Cosa intendi fare nei prossimi 5 anni? Qual è il tuo programma? Ma intanto il programma viene fatto sempre mano a mano, work in progress per il semplice motivo che io cerco sempre di basarmi sui progetti comunitari, quindi in base agli stessi cerco praticamente di fare qualcosa. Ecco allora che l'attenzione si focalizza proprio sui progetti regionali, ministeriali, che cercano di carpire i fondi comunitari da portare e da utilizzare sul territorio nostro per queste cinque proprie deleghe. Una cosa è poi lo spettacolo, allora dovremmo in qualche maniera organizzarci per quest'estate e vediamo un po' con le associazioni presenti come fare, anche perché il comune non può operare da solo in questo campo, il campo dello spettacolo, e quindi deve appoggiarsi delle associazioni. E allora, ora con l'approvazione del bilancio, vedremo quale posta, quale somma destinare all'intrattenimento di quest'estate. Sempre avvalendoci, come dicevo prima, delle associazioni che prende sul territorio. Ad esempio l'anno scorso la Cro Loco ha fatto benissimo per quanto riguarda diciamo l'estate scorsa, per quanto riguarda il periodo da metà luglio a 20 di agosto. Ha coperto questo periodo con 8.000 euro, con ogni sera uno spettacolo, una serata di intrattenimento. Per quanto riguarda la cultura, ecco, oltre al fatto, come ho detto prima, di usufruire di questi fondi comunitari, dei progetti, dei bandi comunitari, l'intenzione è quella di rivalutare la biblioteca, di far sì che la biblioteca rimanga sempre aperta, a disposizione, fruibile e che nel tempo possa diventare un punto di informazione turistico anche, oltre che praticamente diciamo, la biblioteca comunale. Su questo ho puntato, ho chiesto già proprio a te di impegnarti in questo frangente, e tu mi hai dato la disponibilità, quindi da qui in avanti dovremmo cercare di capire come, in che modo praticamente gestirla, l'aperta e renderla fruibile a tutti, specie nel periodo diciamo estivo. Ricordo che questa è una biblioteca che è stata inserita nel sistema bibliotecario regionale, il sistema vibonese, e quindi fa parte delle biblioteche della Regione Calabria, quindi quello che c'è all'interno, i libri che c'è all'interno sono, diciamo, possono essere condivisi e reperibili da tutti quelli che praticamente entrano sul sito del sistema bibliotecario, diciamo, vibonese. Questo è un punto di partenza praticamente per quanto riguarda la cultura, ma da qui poi abbiamo un crescendo, dovremmo fare, tenendo conto, come ho detto prima, di questi quelle che sono i bandi, ma anche le iniziative nostre, e dobbiamo fare degli incontri, dei convegni. Mi è stato chiesto già, anticipo, a livello regionale dal dirigente dell'ufficio stampa regionale di fare una grande manifestazione praticamente in ricordo di Cesare Pavese. Quindi su questo si sta impegnando anche Gianni Carteri insieme a lui, e ci stiamo impegnando a organizzare e a porre in essere quindi una manifestazione di
di grande rilievo su Cesare Pavese, che però dovrebbe essere una manifestazione che non si limita soltanto al giorno culturale, ma vorremmo che ci fosse un programma, un progetto su questa, che un progetto che praticamente spazi, che dia anche possibilità di lavoro in qualche maniera, qualche possibilità di lavoro, qualche pubblicità per il paese, in maniera che praticamente sia un punto di richiamo, proprio che sia un turismo pavesiano, ecco, un turismo pavesiano, che ci sia ecco, una nicchia. Parlando di Pavese, ad esempio, la statua, quella che era stata danneggiata. E noi ce l'abbiamo al comune. Quindi. Al comune, ma sarà reinstallata nel suo... Ma non è che... Non, gli mancano soltanto gli occhiali, non c'è nulla da restaurare. Non c'è nulla da restaurare. Il problema è rimetterla al suo posto, e è una statua bronzea. E diciamo che non ci siano altri... come dire, atti vandalici che possono in qualche maniera rovinarla o farla sparire del tutto. Quindi dovremmo trovare una sistemazione diversa che abbia, diciamo, una certa, la renda, diciamo, sicura contro questi atti vandalici. Sicuramente non ha bisogno di grande manutenzione, di grande restauro. Ricordo per esempio Concia, che per esempio all'epoca diceva che quella statua non gli piaceva perché era volta verso il mare e non piaceva il mare a Cesare Pavese, perché praticamente aveva gli occhiali e Cesare Pavese non portava gli occhiali. Adesso gli occhiali li hanno tolti, quindi praticamente vediamo un po' se va bene così, se possiamo metterla in un contesto più sicuro, più magari, ecco, in biblioteca. Dove sì, forse, penso che in biblioteca potrebbe dove forse stare. Praticamente starebbe meglio e praticamente non sarebbe oggetto di bersaglio. Sì, però essendo la piazza dedicata a Cesare Pavese... Sì, sono d'accordo, però purtroppo non dipende da... non si riesce a farla stare lì, perché... un po' la mancanza di cultura, un po' questi giovani che praticamente non si rendono conto che quello che è comunale, quello che è fatto dal comune è anche loro, perché viene fatto con i soldi anche loro, delle proprie famiglie che pagano le tasse, quindi, e allora si divertono spesso a fare atti vandalici contro praticamente i beni che sono del comune, contro le panchine del comune, che sono di tutti, della collettività, perché anche praticamente il busto di Cesare Pavese è un busto che appartiene alla collettività, e senza rendersi conto che fanno un danno alla collettività, a loro stessi. Però purtroppo ancora non siamo entrati in quello spirito, in quella cultura che praticamente li faccia pensare in modo diverso, e allora si rischia di purtroppo perdere un qualcosa che si è fatto, quando invece si può mettere in un posto più sicuro e quindi si mantiene cautelata, diciamo, resa fruibile lo stesso, perché quando entrano in biblioteca, anzi forse è più visibile rispetto praticamente a dove era prima, perché nelle manifestazioni noi la rendiamo fruibile a tutti quel busto, così come lo rendiamo fruibile quando è aperta la biblioteca. Quindi secondo me la biblioteca è un punto dove c'è più gente che praticamente viene a visitare rispetto alla piazza. Ecco che allora quel busto ha un altro, praticamente un senso, perché anche la biblioteca porta il nome di Cesare Pavese, sì. E praticamente perché sta più sicuro il busto e la gente può viene reso fruibile a più persone, molte più persone. Oh, come ben sai, da circa 2 anni la Proloco è impegnata nella valorizzazione del territorio, e quindi in pratica attraverso le escursioni ha fatto conoscere paesi come Brancaleone Superiore, Palizzi Superiore, Pirra Pennata, Bova, l'antica Bova, su Facebook, Condofuri,
Samo ed altri paesi del nostro territorio, dell'area greca di Calabria, diciamo. E ora, che cosa intende fare, cioè cosa intendi fare tu in quanto assessore alla cultura, alla pubblica istruzione, per la valorizzazione del nostro territorio? Ma vedi, come dicevo prima, per la valorizzazione dei borghi come quello di Brancaleone si aspetta, oltre a quello che già si è fatto abbastanza, portato alla luce, cercando di renderlo fruibile, ecco, alle persone. Ma per questo tipo di interventi c'è bisogno di finanziamenti di una certa consistenza. E allora, ecco, io mi riferivo prima ai contributi, ai bandi regionali, ai bandi nazionali, ministeriali e quindi ai fondi comunitari, proprio per cercare di intervenire su questo tipo praticamente sui borghi, su questo argomento. Vedevo già un bando che praticamente parlava che riguarda gli alberghi diffusi, però ecco, su Brancaleone Superiore, per esempio, un discorso riguardante gli alberghi diffusi è un discorso che non va bene, perché non ci sono le case, non ci sono gli immobili per poter fare degli alberghi diffusi. Quindi si deve aspettare un bando che è volto alla rivalutazione dei borghi, quindi come rivalutazione nel senso di intervenire per migliorarlo, per renderlo sempre più fruibile alle persone, affinché questo diventi anche con la pubblicità, con tutto il resto, con delle navette che salgono e scendono, che affinché questo sia un punto di interesse per quanto riguarda il turista che arriva, o il turista che ama la cultura, che vuole vedere, che ama questi borghi antichi. Però ecco, è un tipo di intervento che non ha niente a che vedere con gli alberghi diffusi, che invece, per esempio, potrebbe essere un bando con gli alberghi diffusi, potrebbe avere un senso in un paesino come Staiti, un paesino come Palizzi Superiore, anche Pietropennata, dove ci sono presenti le strutture. Questo sì, Brancaleone Superiore invece ha diciamo così, per Brancaleone Superiore ci vogliono degli interventi che mirano a renderlo sempre più fruibile, a far conoscere praticamente il posto, che non è conosciuto, e posso assicurare che non è conosciuto alla maggior parte delle persone, a tutti, in maniera che possano venire a vederlo. Non dico una fesseria quando dico che non è conosciuto, perché io ho la certezza che, come Brancaleone Superiore, per esempio, non è conosciuta la chiesa dei Tridetti. Se io chiedo alle persone a Reggio Calabria che esiste la chiesa dei Tridetti, io parlo della chiesa dei Tridetti, loro non sanno neanche l'esistenza della chiesa dei Tridetti. Ecco, allora bisogna fare un intervento, un progetto volto a pubblicizzarle, a farle conoscerle, a renderle note a più possibile alle persone, alla più grande totalità delle persone. Sulle idee io accetto qualsiasi progetto che faccia l'associazione, come la Proloco, come qualunque altra associazione, cioè non sono precluso. Quindi ecco che io, da assessore, a parte i progetti, per esempio, tu sei al corrente che fra alcuni giorni si terrà Brancaleone, grazie all'interessamento del nostro presidente. Sì, cioè tutte le proloco verranno qua a Brancaleone. Tutte le proloco della provincia. Ma questo lo so, ma non è questo, che questo per noi è un onore avere tutte le proloco qua a Brancaleone, aver scelto questa. Infatti gli ho dato la disponibilità della biblioteca. Ecco, vedi, il busto della biblioteca significherebbe in questo caso renderlo fruibile a tutte queste persone che, diciamo, domenica prossima saranno qui. Ma io mi riferisco a queste associazioni che ben fanno il loro lavoro e che diciamo lavorano in quest'ambito. Queste associazioni sanno che possono interfacciarsi sempre con me, e quindi sanno che devono fare un progetto
ho dei progetti che io devo vagliare, che dobbiamo vagliare insieme, per poi poterne magari dare un contributo al progetto stesso. E qui ci può essere una coesistenza, una sinergia tra la cultura e i collegamenti della pubblica istruzione. Perché io amo i progetti che praticamente partono dai bambini. E quindi un progetto che praticamente sia fatto nelle scuole, che faccia diciamo, conoscere ai bambini quello che c'è da noi, è importante. Ecco allora che la cultura e la pubblica istruzione sono praticamente due materie che possono tranquillamente andare di pari passo. Sì, non c'è dubbio su questo, anche perché bisogna agire di comune accordo con le scuole, insomma, Beh, per leggevo la parola, coinvolgere perché questo soprattutto la gioventù crescente. perché i bambini devono essere formati da piccoli. Non possiamo pretendere che una persona che arriva a 20 anni poi venga plasmata e formata. No, il bambino deve essere formato e praticamente Ma per educato da esempio piccolo. questo l'affronteremo in una prossima intervista perché siamo già quasi a 17 minuti qua. Questa è la mia intenzione, cioè quello che penso E io per quanto dovremo riguarda questo tipo affrontare il di... discorso sull'edilizia scolastica, cioè sulla situazione delle scuole a Brancaleone, come sono all'interno gli istituti, cosa si deve fare, e questo lo affronteremo in una prossima intervista. Io Anche ti ringrazio per queste dichiarazioni. Oggi, perché siamo già quasi a 17 minuti, poi non me l'accetta Facebook, e ci risentiremo nei prossimi giorni, ok? va bene, Grazie e un niente. saluto per tutti gli amici di Facebook.